Ciao ragazzi, bentornati nel mio laboratorio. Oggi in questo video vi mostrerò la costruzione di un pistone a membrana. Nello specifico, un pistone a membrana da usare con le ventole da PC. Vi chiederete a cosa ti serve. A cosa serve un pistone a membrana per le ventole da PC? Mi serve per l'ultimo progetto che è praticamente questo qua, la costruzione di un manometro per misurare la bassa pressione delle ventole da PC, che mi servirà per confrontare le varie modifiche che ogni tanto mi vengono in mente da fare sulle ventole da PC. Qui, in breve, praticamente qui abbiamo il pistone, sotto avremo un bilanciere che qua sto già abbozzando e poi un bilanciere con un peso calibrato e un manometro, un trasduttore del movimento su una scala graduata. E niente, è un esperimento che mi permetterà di giocare un po' con le forze in gioco e capire meglio cosa c'è. Ho perso il chiodo. Niente, dicevamo, ho qua anche il trasduttore che però sto modificando per renderlo più bello e più preciso, ve lo farò vedere in un prossimo video. E vediamo, mettendo insieme pistone, trasduttore, vediamo cosa esce fuori. Quindi, se non volete perdere i prossimi step, iscrivetevi se non lo siete e attivate la campanella. Bene, procediamo. Per questo video è tutto. Ciao, alla prossima.